Grazie a Shadow e Mira che si sono abbonati al canale, lo potete fare pure voi, trovate il tastino sotto con tutti i vantaggi che ci stanno scritti, ciao! Ci stanno un sacco di giochi qua fuori nel mondo vero all'infuori di Roblox che vi siete persi, e uno di questi è Nuclear Throne. Ma partiamo dalle basi, perché Nuclear Throne è un roguelike bullet hell twin stick shooter. Tutte ste stupidaggini semplicemente per dire che è un giochino che si gioca dall'alto, dove devi sparare delle cose e ogni cosa cambia ogni volta che finisce la tua partita. Sviluppato da Plumbeer nel lontano 2016-2015, anzi, quindi c'ha un bel po' di annetti sulle spalle, e il piccolo Metal Mavio lo gradiva molto, anche se era letteralmente la cosa più scarsa del mondo a giocarci. Ma cosa ci offre questo giochino, caro Metal Mavio? Innanzitutto è un giochino che ci offre ben 12 personaggi diversi, tutti sbloccabili in maniera differente. Alcuni saranno sbloccati dall'inizio, alcuni altri, come la maggior parte dei roguelike che mettono in mezzo più personaggi, ci avranno delle richieste per essere sbloccati, tipo trova la zona segreta 1, oppure batti il boss numero 72, oppure finisci il gioco. Quindi abbiamo tutte queste simpatiche cose da fare che ci terranno sempre impegnati. Come giochino, Nuclear Throne offre letteralmente zero trama, tu quindi non hai la più pallida idea del perché sti personaggini stanno qua e che cosa devono fare. L'unica cosa che ti viene detta è: appena ne scegli uno inizia a sparare come un dannato a qualsiasi cosa ti si para davanti, e questo è. Quindi offre un tipo di gameplay molto 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 veloce, soprattutto perché magari non c'è tempo e dice: cavolo, mi voglio proprio fare una partita che dura 20 secondi perché schiatto subito. Infatti la prima cosa che il gioco farà quando sceglierete un personaggio è buttarvi in mezzo alla mischia, vi metterà in mezzo al livello che ogni volta che giocherete cambia, rimane solo il tema, quindi per i primi tre livelli per esempio c'è il tema del deserto, che ve lo ritroverete sempre uguale, ma il layout della mappa, ovvero come è fatta e come è gestita, dove stanno i nemici, dove stanno i mostri, dove stanno gli oggetti, sarà sempre diverso, cambierà pure il tipo di nemici, magari in una mappa non troverete un tipo, nella mappa dopo lo troverete, quindi sarà molto differente ogni partita che farete. Inoltre gli oggetti che si possono trovare sono casse di munizioni, casse d'armi e dei barilotti di radiazioni, che una volta presi ci faranno salire di livello, perché si sale con le radiazioni. Infatti ogni punto abilità che possiamo prendere alla fine di ogni livello si chiama mutazione, perché è tutto correlato alle radiazioni, non so se l'avete capito, Nuclear! Alla fine di ogni livello, quindi dopo i tre stage, troveremo un simpatico boss che sarà sempre più difficile in base al punto del gioco in cui staremo. Per il primo stage, quello del deserto, è il grosso bandito, il Big Bandit, che è comunque una cosa molto facile, vi sparo ogni tanto, quindi niente di che. Alla fine del secondo livello invece ci avremo il cagnolone, che ha sto cane a tre teste, che riempierà lo schermo di colpi. Per questo arriva il genere del gioco, il bullet hell, quindi vi ritroverete molto spesso in una situazione nella quale sarete sempre circondati da colpi nemici, ma comunque il secondo boss, diciamocelo, non è niente di che. Mentre nel terzo livello vi ritroverete contro il piccolo cacciatore, che è sta specie di coso cattivo che gira intorno, saltella sempre e chiama sempre tanti amichetti in giro, perché non, in realtà la lore non la spiega molto, però non lo so, se la fa con la polizia, quindi vi chiama la polizia e vi tira appresso tutta sta gente. Questo inizia a essere uno dei più complicati, perché comunque si muove spesso, è un po' meno prevedibile e vi tira appresso altre truppe, quindi vi riempie veramente lo schermo di roba. Qua il gioco inizia a essere veramente molto difficile. Come intermezzo tra i livelli principali, che sono deserto, sfascia carrozze, neve e palazzo, troveremo questi simpatici livellini, chiamiamoli bonus, che in realtà non sono tanto bonus, sono degli intermezzi, che sono le fogne come primo, poi come secondo ci stanno le caverne di cristallo e come terzo livello ci stanno i laboratori. Sono sti livellini un po' tutti oscurati, un po' tutti nascosti, che sono a un colpo singolo, quindi non c'hanno tre tacchette ma è solo un livello, lo fate e passate allo stage successivo. Certo, andando avanti sono sempre più stupidi, infatti si arriva al punto dei laboratori dove veramente diventa una festa indemoniata, è impossibile, è una cosa complicatissima.
Dopo aver affrontato 10.000 peripezie e 6 tipi di livelli diversi, ci ritroveremo al palazzo, che è la parte finale del gioco, ovvero la zona che precede il boss. E come potrete immaginare, è la più difficile che ci si parerà davanti, perché ci avremo nemici di ogni tipo che ci si buttano davanti e che ci riempiono lo schermo di colpi che dobbiamo evitare. Inoltre ci abbiamo 6 tipi di nemici diversi che letteralmente fanno così tanto danno che se ti toccano te levano di mezzo. Quindi è una cosa un po' difficile e richiede svariata preparazione. Diciamo che, considerato il tipo di gioco che è, questo è uno dei punti ai quali molta gente non arriverà nelle prime 3, 4, 5 partite. Ci si inizierà ad arrivare un po' dopo. Ma in realtà questa è proprio l'idea di base che ci sta magari sotto tanti roguelike, oppure sotto proprio il tipo di gioco, perché non è un gioco che ti tiene la mano, detta in maniera molto papale, è un gioco che ti butta in mezzo e ti fa decidere a te come andare avanti e come progredire. Certo, la via è quella da seguire, ma come l'affronterai sta sempre a te. E inoltre il fatto che ogni livello cambi ogni singola volta ti tiene sempre incollato allo schermo, perché ti dice: ah, guarda come è poco diverso dall'ultima volta questo livello. E tu dici: wow, è vero, gioco, hai proprio trollato il mio cervello e continuerò a perderci 66 ore della mia esistenza per continuare a giocare e per continuare a scoprire quello che mi serve. Anche perché poi, quando muori, letteralmente non succede niente. Cioè, tu muori all'istante e riparti da capo. È velocissimo. Va detto infatti che una delle cose che vi accompagnerà dalle prime partite che farete è proprio morire, perché ogni singola cosa vi farà fuori e il gioco non perdonerà il singolo errore che farete. Quindi sì, se vi trovate in una posizione scomoda, per sbaglio, per causa vostra o per altro, il gioco non fregherà niente, si riparte da capo. Uno dei condimenti secondari che proprio non possono mancare nel genere roguelike, o comunque in questo tipo di videogiochi che ci spingono a sbloccare tante cose, sono proprio i segreti. Infatti su Nuclear Throne potremmo trovare un botto di mappe segrete e un botto di armi segrete, che non ci verrà spiegato in nessun modo come ottenere. Infatti la maggior parte delle volte che li trovate sarà solamente dovuto al caso o perché vi siete andati a leggere la wiki del gioco. Questo sprona molto l'esplorazione dei livelli e di tutto il gioco in generale, però ci sta pure chi semplicemente dice: ok, voglio tutto, me lo leggo semplicemente e vedo come si sblocca. Infatti una delle cose che si possono sbloccare sono le armi d'oro che si possono usare con tutti i personaggi, e in più anche le skin che i personaggi hanno, skin differenti, che non fanno per niente schifo. Comunque questo era Nuclear Throne in piccolissime pilloline, ma giusto così per avere un'infarinatura generale. Sinceramente questo è un tipo di format che vi potrei portare poco a poco alla volta, magari qualche video ci esce su qualche giochino che a me è piaciuto molto e che quindi magari vi voglio far vedere o vi voglio far scoprire, perché a me questo interessa, farvi scoprire come stanno le cose, come funziona il mondo, quello di bello che ci sta. Ovviamente questo non c'entra un cavolo con quello che sto a dire, però va bene così, blateriamo lo stesso, perché tanto siamo arrivati alla fine del video, il pezzo che nessuno guarda, e ai saluti finali. Quindi se siete arrivati fin qui siete bravissimi, sappiatelo, ci vediamo nel prossimo episodio. Adios. Ah, ovviamente se conoscete voi qualche gioco che vorreste vedere un po', che ne so, considerato, portato, visto, ditemelo, che io li controllo subito.